siccome c'è un'ignoranza ma veramente dilagante, veramente dilagante, non si sa, noi abbiamo avuto una serie di inviti da parte del club, voglio fare solo un piccolo inciso, nessuno ha mai partecipato. Allora, nonostante ci siamo dentro da anni, come dire, io voglio avere anche l'occasione per ringraziare quanti si sono adoperati affinché noi non è questo, è tuo saluto. Io voglio dire che ringrazio chi si è adoperato, però ha fatto un lavoro a metà. Comunque, il resto con piacere lo facciamo. Allora, a San Giresio nelle Marche sono andata, l'amministrazione di Lusco ha partecipato a totale carico della regione Marche. Per cui io, la sottoscritta, insieme con Agostino Della Gatta, esponente della Provoco, si sono recati a San Giresio con una macchina carica, come Lucumbra. Siamo arrivati a San Giresio, abbiamo caricato e scaricato, facevamo quello dalla mattina alla sera, tagliavamo Caciocavallo, che era sottoscritta insieme con Pinuccio Capone, ha girato tutto Lusco e quasi, diciamo che quasi nessuno, sono finita a Cassano per avere gratuitamente il Caciocavallo. Però scusi, quanto è importante questa cosa? Ah, no. Tra l'altro, lo stesso club, ha organizzato quest'anno, cioè quando sono stata, 15 giorni fa, l'Assemblea Nazionale dei Porti, ed era importante, se non indispensabile, andarci, perché secondo il regolamento che è stato di recente approvato, due defezioni darebbero poi il via all'esclusione dal club, nel senso che se non si partecipa o all'Assemblea o a EcoTour, che è un'altra iniziativa del club, o non si partecipa al festival, che è una cosa veramente interessante, se veramente una delegazione toscana volesse partecipare, io invito veramente, è veramente un momento bellissimo, è un momento di promozione del nostro club. Ho parlato anche con l'assessore regionale, perché il 30 luglio faremo, Agostino, la cerimonia della consegna. Perché Fiorello Primi, che è il presidente, con il quale è stato in provincia da Messina, con il quale con il quale abbiamo instaurato un rapporto, non dico amichevole, però un rapporto fitto di collaborazione. Fiorello Primi, che è stato un nostro, ecco, questa abbiamo dato, si chiama Fiorello Primi è stato nostro ospite, purtroppo abbiamo pagato due pernottamenti. A Fiorello Primi e a Marco. Ah, ecco la confusione, Fiorello e Fiorello. Siccome risultano molto spesi dalle cose. Fiorello, no, tu questo non lo devi dire. No, è chiaro, io ci sono scritte le carte, io non so, riporto scritte. Non ci sopportate. Abbiamo dato anche loro le licenze a Luca Zingaretti,
commissario da parte. L'associazione, Zalusca. In Sicilia, allora in Sicilia è stata un'esperienza bellissima, non c'è stata la promozione del borgo perché naturalmente eravamo lì per una ragione diversa, però io ho fatto veramente una nuova esperienza per la quale la sottoscritta ha speso 300 euro, le fatture sono nel mio cassetto all'ufficio, se devo esibire. Prego, 30 secondi, volevo, per chiarire un aspetto, siccome si è parlato di trasferimento, il sindaco bontà sua ha ricordato che io sono stato all'ASI, aggiungo che oltre ad essere stato all'ASI ho fatto l'amministratore delegato del CGS, braccio operativo dell'ASI, vedo un illustre dipendente del CGS che saluto. Bene, io in 5, 6 anni, 7 anni, quelli che sono, non ho mai preso un euro per un caffè, non per una trasferta. C'è un testimone di vendita. Quindi noi, me, siccome parliamo alla papera, è meglio che ognuno si precisi le proprie cose. La differenza, sai qual è? Cioè, la differenza, la discriminante è questa. C'è chi lavora gratuitamente e chi, pur non sfruttando missioni e roba, piglia stipendi da fare. Allora, questo punto è chiuso, possiamo votare? Sì, favorevole, va bene. A forza. Mi è ricordato che primo argomento. Approvazione verbale seduta del 30/11/2010. I due verbali che sono. No. Questa è una cosa che il sistema di attività
sistema contabile è semplificato, contenuto la rosata poi più la finanziaria e l'utilizzo del codice del bilancio che costruisce a fine esercizio attraverso la conciliazione dei valori di operazioni integrative il conto economico e il conto del codice. Il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali, tenuto conto che durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza di competenze contenute nell'articolo 239 del codice, apparentemente per il controllo di regolarità amministrativa e contabile, tecniche modulari, che il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni del mese, riporta i risultati delle analisi e delle attestazioni sul rendiconto per l'esercizio del mese. Poi sono le verifiche preliminari. L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che risultano emessi 489 reversali e 1446 mandati. I mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente assunti. Il ricorso all'anticipazione del tesoreria è stato effettuato nei limiti previsti dall'articolo 322 del 2 ed è stato determinato da mancati accrediti da parte di diversi enti, squadre, in Regione Campania, altro lavoro di servizio. Soprattutto da loro della mettere sul banco che si discute l'esercizio finanziario successivo alla spesa. Utilizzi i termini di cassa di entrata e di specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 195 del 2 e al 31 luglio 2010 risultano totalmente reintegrati. Il ricorso all'indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione e degli articoli 203 e 204 del decreto legislativo 267 del 2000, rispettando i limiti di cui al ritmo del citato articolo 204. Non stati rispettati i vincoli disposti dalla legge di ottica, gli agenti contabili, in attuazione agli articoli 226 e 233 del 2, hanno reso il conto della loro gestione legata al momento di i pagamenti e le distorsioni, sia in conto competenza che in conto resi, coincidono con il conto del tesoriere dell'ente, banca di credito popolare, preso nei termini previsti dalla legge e si convengono nel segmento di il fondo di cassa è zero, ovviamente, perché noi siamo in anticipazione, quindi il fondo di cassa è normale. Gli accertamenti sono 9.170.40 e gli impegni 9.091, comunque rende tutto con un avanzo di 38.444. Entrate correnti 3.175.858.69, spese correnti 2.966.086.62, spese del rimborso prestiti 259.258.93, una differenza negativa di 49.486.86, che però con l'avanzo del 2009 di 95.604.57 ci porta a un saldo positivo della gestione corrente di 46.217.7. Quindi c'è una differenza di 20.000 euro di spagnolo, cioè, il metodo di avanzo di questa azione. Ma è già positivo dall'idea che rende il sistema. Noi, la scorsa, ma considera l'ultima, cioè, sapete cosa che facciamo. Non è che ci vediamo dove sta la cioè noi facciamo un disastro mortale, allora scusa, tu hai completato? Ho completato, no, ma non ci sono, sono poi c'è la gestione di competenza e conto capitale, le entrate dei titoli 4, il quinto, destinato agli investimenti 4.150.000 costi, spese titolo secondo 3.719.000, perché la gestione di conto capitale ci porta un avanzo positivo di 432.000 euro. Comunque il saldo sulla gestione corrente capitale è 478.474, saldo positivo. Vabbè, l'avanzo 78.000 è destinato a fondi di circolare. Poi c'è la gestione di competenza e la gestione dei rischi. Gli accertamenti di competenza 7.769.700, gli impegni 7.382.000,
1996, saldo gestione competenza 382.000 euro. La gestione dei residui, qua ci sono i nomi dei residui attivi di accertati per 2.373.704 e i nomi dei residui passivi di accertati per 1.972. Questo ci porta a una gestione negativa dei residui di 403. Comunque, dal saldo della gestione di competenza positivo per 382.871, meno il saldo negativo della gestione dei residui di 400.000 euro, più l'avanzo del 2009 di 95.000, la somma aggiunta ci porta ad un avanzo di amministrazione 2010 di 78.449 euro. No, un avanzo, poi avanzo, non è più avanzo, anche se di meno diceva lui. Poi ci sono il confronto tra le previsioni iniziali e il rendiconto 2010 per quanto riguarda le entrate. Gli scostamenti, come potete vedere, sono minimi, perché sul titolo primo previsti entrate per 1.344.000, scostamenti positivi tra l'altro, perché il rendiconto 2010 ci dice che abbiamo avuto maggiori incassi a 1.370.000, quindi una differenza di 25.900 euro. Uno scostamento del 2%. I trasferimenti lo stesso, da 1.456.469, bank tributari idem da 402.000 a 423.000, e poi ci sono le entrate da trasferimento in conto capitale da 15.053.791 a 15.061. Poi è anche qui un minimo. Entrate per servizi in conto diversi, cosa che queste qua si pareggiano. Le spese correnti, allora, titolo primo, previsione su 2.966 del ricordo 3.121, qua c'è la differenza da 155.000, titolo primo, spese correnti. Spese in conto capitale, 15.022 a 15.029, rimborso di prestiti, questo è pari del ricordo rispetto alla previsione per 268.000 euro, così come le spese per servizi in conto di pari a 1.211.976. Poi c'è un trend storico della gestione di competenza sulle entrate, ci dice negli ultimi tre anni le entrate tributarie nel 2008 erano 1.084.000 euro, nel 2009 1.046, nel 2010 1.371, e i contributi del trasferimento correnti 1.112, 1.282, 1.436. Le extra tributarie 3,21, 3,93, 3,60, i trasferimenti in conto capitale 1,492 nel 2008, 936.000 euro nel 2009, 4.151 nel 2010. E quindi diciamo il trend delle entrate complessivamente passa da 4.008 nel 2008, si conferma nel 2009, schizza a 7.769 nel 2010. Le spese contro, spese correnti 2.694 nel 2008, 2.995 nel 2009, 2.966 nel 2010. Spese in conto capitale 1.368, 53, 3.705. Rimborso di prestiti 208.000, 260 e 250. Quindi anche le spese 5 milioni nel 2008, 2009, 7 milioni nel 2010. Questo ci porta a una, teniamo conto che il disavanzo del 2008 e 2009 euro, disavanzo di 209.000 euro nel 2008, 198.000 euro nel 2009, ci porta nel 2010 un avanzo positivo di 478.000 euro. Vabbè, qua ho fatto un'analisi delle entrate tributarie, quindi ci saltiamo da 546.000 euro del 2009 a 570.000 euro nel 2010. Quindi volevo pure precisare che per i comuni superiori a 5.000 abitanti ci sono stati dei tagli sui trasferimenti del Ministero, buscano che in questa specie perché siamo di sopra, quindi vengono confermate le aliquote dell'anno scorso per l'ICI e per la tradizionale comunale e l'IRP, chiaramente solo per il ruolo dei rifiuti è obbligatoria la variazione quando bisogna assicurare il copertura del servizio. E qua fa tutto una classifica di tutte le varie interventi. Tasse di rifiuti solidi urbani, rendiconto 2009
324.000 euro, previsioni iniziali 2010 565.000 euro, rendiconto 2010 576.000 euro, uno scostamento di 15.000 euro. Quindi, voglio dire, vi dal consuntivo delle comunque confermati i dati di previsione del 2020. La rosa da 12.000 a 25.000 euro, e poi ci sono diritti pubblici affessioni che si trova marginale 2.000 euro. Poi ci sono degli accertamenti sul recupero dell'evasione ICI, dove sono stati accertati euro 71.467, di cui riscossi 20.151. Recupero evasione sulla tassa di funzionamento di urbani per 23.000 euro, riscossi 6.300 euro. Recupero evasione anticipi di 1.000 euro, di cui riscossi 393. Come dicevo prima, la percentuale di copertura dei rifiuti, quindi indicati da tassa 576.000 euro, costi 576 così dettagliati, raccolta di rifiuti solidi urbani assimilati 252.747, raccolta differenziata 86.125 euro, trasporto e smaltimento 237.132. Poi ci sono i contributi per permesso di costruire 2008 97.871 euro, 2009 81.412, 2010 50.918. La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa è stata la seguente: per tutti e tre gli anni il 50%, all'eccezione del 2009 con un limite massimo 75%. Poi ci sono i contributi e trasferimenti corretti dello Stato, che qua sono un trend su tre anni, e insomma saltiamo da 1.112 nel 2008, 1.082 nel 2009, 1.436. Ci sono le entrate extratributarie. Le entrate extratributarie accertate nell'anno 2010 presentano lo scostamento rispetto alle previsioni iniziali e a quelle accertate nel 2009. Servizi pubblici 2009 267.000 euro, 2010 previsione 263.000, rendiconto 268, una piccola differenza di 5.800. I proventi dai beni del mese 13.000 euro. 2009, 16.000 nel 2010, data previsione. Gli interessi su anticipazione e credito 83.000 euro nel 2009, 70.000 euro nel 2010 previsti, e rendiconto 33.880. Proventi diversi 29.660 nel 2009, previsioni 53.000, rendiconto 49.990. Poi ci sono i servizi a domanda individuale. Allora, gli impianti sportivi abbiamo incassato 10.113 di proventi e sostenuto costi per 10.000, per cui abbiamo superato la percentuale di copertura al 100%. Diversamente, per le mense scolastiche, proventi per 96.000, costi per 115, quindi abbiamo coperto 84%, fino al 16% a carico da 50.000 euro. Nel senso bambino 100%, insognatura e decorazione, anche qua proventi 77.507, costi 91.200, quindi con 85% di percentuale di realizzato. Vabbè, qua ci sono le relazioni amministrative per segnare la strada 2008 10.000 euro, 2.037, 2009 10.000 euro di sanzioni, 2010 5.123, 50% di queste sanzioni vanno a finanziare la spesa. Poi c'è una comparazione delle spese correnti. Diciamo che il bilancio comunale si aggira intorno ai 2 milioni, un terzo è destinato alle spese per il personale. Quindi nel 2008 le spese per il personale sostenute sono state circa 1.197.000. Nel 2009 scendiamo 1.163.000 e continuiamo a scendere nel 2010 a 1.117.000. Gli acquisti di materie prime per il consumo 3,45, 2,99, 3,36, più o meno siamo qua in linea. Prestazioni di servizio qua sono in Italia 7,76 nel 2008, 9,85 nel 2009, 1.705.000 nel 2015. I trasferimenti 114.000 euro nel 2008, 151.000 euro nel 2009, 111.000 euro nel 2010. Interessi passivi e oneri finanziari diversi. Nel 2008 176.058,
2.583.586, se il rimborso dei prestiti. Imposte e tasse 78.000, 76.000, 72.000, gli oneri straordinari 3.913, 36.272 nel 2009, 39.000 nel 2010, ma tenuto conto che qua c'è il fondo di riserva d'accantonamento e credito. Sono 34 dipendenti del comune. Compresa la valenza di 300.000 euro al cimitero? No,
rispondo Franco. Una variante, rispondo Franco, l'assessore a sfogo di legge, per favore. Ma in molti di trasparenza, sì, io devo cercare di dare quanti più nel corso. Comunque ho quasi cominciato. Alla fine questo è qua. Quindi l'organo di revisione attesta la relazione predisposta dalla rivista da redatta conformemente a quanto previsto dall'articolo 231 del Google ed esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti dal rapporto ai programmi e dai costi sospesi. Nella relazione sono evidenziati i criteri di valutazione del patrimonio delle componenti economiche, analisi dei principali spostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e le motivazioni delle cause che li hanno determinato. In conclusione, tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto, si attesta la corrispondenza del rendiconto e risultanza della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario. Nessuna parte le danze, prego. No, no, inizia a fare. Io chiudo questa volta. Sì, sì, allora. Bocciato. Voglio dire, allora, per quanto riguarda gli adempimenti formali dell'articolo 67, tutti rispettati, però il problema è identico a quello dell'anno scorso. Tu hai fatto la relazione, secondo me, no, tutto il lavoro fatto è fatto bene, ma poi un altro, però quello che dice la procedura del 67, rispettato la 26, quello che dice il 227 secondo me, che gli atti sono depositati affinché i consiglieri possano prendere le decisioni, va tutto bene. Giocare un altro, una relazione andava, così come l'hai fatta tu, scritta affinché noi potevamo entrare nel merito della questione, perché i numeri, così come sono stati, sono perfetti. Ma non è una cosa, non voglio dire, è un po', questo è tutto un questo è tutto un lavoro, che non ha un altro. Tutto questo lavoro, non ha un altro, ce la faccio più. E rendere questo atto, come dire, dargli l'indirizzo politico che voi probabilmente avete fatto già nella relazione, ma questo è un lavoro che è venuto fuori perché ci sono stati dei numeri e alla fine i numeri hanno dato questo risultato. È stato fatto un lavoro, come dire, però quello che interessa al Consiglio Comunale, quello che interessa alle opposizioni è proprio entrare nei meccanismi. Cioè, voglio dire, fatta così la cosa, tenete presente che voi la delibera del 4 di maggio, quindi dal 4 di maggio una bella relazione civica che potevi, non so, in 10 giorni prepararla, veniva, come dire, vagliata sicuramente da ognuno di noi e stavamo qua a discuterla. Io francamente a memoria tutto quello che hai detto, non me lo ricordo, ho capito alcune cose che un piccolo avanzo qua di 78.000 euro sono state leggermente, come dire, sono migliori rispetto agli anni passati, però sono insufficienti. Sì, lo abbiamo chiesto l'anno scorso. Non posiziona la volta, scusa. L'anno scorso abbiamo chiesto all'assessore di darci una relazione. È passato un anno, abbiamo l'assessore, vi richiediamo per l'anno prossimo, quando discutiamo di questo, e poi dico un'altra cosa, lo dice anche il professore. Agostino. Sì. Deve dare per superfluo questo lavoro. Questo perché questo è stato bene. Allora dico, farà fare una relazione della relazione. Sì, era proprio una relazione politica. Era proprio perché avessero tutto pensato, ma stabilità proprio nella sua lavoro. Ma no, 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 io preferisco insieme a voi. Anzi, io quello che invito che ti faccio, invito che ti faccio, per l'anno prossimo mi predispongo una relazione, faccela vera con un tempo adeguato, affinché se ne possa discutere. Noi abbiamo fatto quel consiglio la settimana scorsa e francamente tutto sfumatore. Non ci sta una relazione, non c'è nulla, ho spiegato il motivo perché non l'ho fatto, perché pensavo, dico, l'avevo per scontato, non so, ma lo sanno tutti che ti abbia un rimedio, credo la scuola questa, per rispondere alla relazione sui consumi, e poi ci mettiamo pure il previsionale, io penso che andavano fatte una serie di consigli comunali, cioè va bene così, non però questa volta li vogliamo tutti. Ma siamo stati a mezzanotte.
mi è consentito. Certo, quello che mi è consentito non posso dire. Data la premessa. Allora, intanto io ho un problema che qua avevo messo a confronto due proposte, una dell'attuale revisore dei conti, dottor Marcello Guarino, e un'altra di quello di prima. In effetti io ho pure degli obblighi nei riguardi di Marcello Guarino, no? E quindi devo riconoscere che mentre lui della saldo gestione corrente cantata c'è un avanzo di 478.000 euro, in effetti sto lato ci portava un saldo gestione di meno 198.000. Infatti ci richiamava e diceva: lo squilibrio su evidenziato della gestione corrente, verificato cioè anche per i decorsi anni, comprende la presenza di elementi strutturali che lo determinano. Quindi si ribadisce ancora una volta la necessità che l'amministrazione comunale adotti dei correttivi quali la riduzione della spesa o l'aumento delle entrate. E in effetti questa amministrazione comunale, seguendo i consigli del dottor Pani, mi pare che si chiama così, è a piene mani, nel senso che i proventi derivanti dalle entrate tributarie, per capirci, perché c'è un numeroso pubblico al quale io mi riferisco, sono i soldi che noi versiamo al comune, sono le cosiddette tasse, nel periodo che va dal 2008 ad oggi, quindi io ho fatto il riferimento al 2008-2009 con un incremento di 161.000 euro, 2009-2010 123.000 e poi mi sono riferito al bilancio di previsione con un incremento di 34.000 euro, quindi in tutto abbiamo un incremento di entrate tributarie pari a 320.000 euro, che sono una percentuale del 30%. Quindi si sono seguiti bene i consigli del revisore dei conti. Ma non è finita qua, perché oltre alle entrate tributarie ci sono anche le entrate extra tributarie, per capirci, perché il bilancio, credetemi, e sono un elenco di numeri che ognuno, ecco perché andrebbe fatto quello che si chiamò una volta sindaco, mi permetto di dire, il bilancio sociale, ecco l'osservatore, si può spiegare a tutti. Le entrate extra tributarie, per capirci, sono il ticket di cui parlavano le nostre signore prima, oppure i servizi di cui parlavamo prima, sportivi, cioè ogni volta che c'è, oppure quello che si paga al comune quando praticamente c'è il certificato che uno corrisponde con i 50 centesimi. Anche queste entrate extratributarie sono aumentate di una tariffa, di una percentuale nel periodo che io ho citato prima, della bellezza del 34%. Quindi noi abbiamo in totale 320.000 euro più 112.000 euro di ingresso negli ultimi 2-3 anni. Poi, non è finita qua, perché non so chi ne parlava prima, noi abbiamo avuto diverse persone che sono andate in pensione, e quindi significa che siccome lo Stato ci assicura sempre gli stessi soldi, se sono 4 che sono andati in pensione, pare che Michele Scucchina, noi anzi facciamo gli auguri, sta per andare in pensione, quindi sono 4 in metà negli ultimi 2 anni, ma una media di 25.000 euro, dico, correggimi se sbaglio, arriviamo, c'è tutto l'esito che c'è, non so quanto vale un dipendente. 100.000 euro qualche persona mi sono tenuto alto. Quanto vale? Quanto costa? Però a questo bisogna aggiungere che la dottoressa Iannacchino qui presente è in effetti è a scavacco, no? Mentre prima noi avevamo una segretaria a tempo pieno, e significa che anche un risparmio notevole da parte del comune. Oggi ho scoperto che anche il ragioniere, amico mio Nicola, è a scavalco col comune di Villabella, quindi sono altri risparmi. Quindi, poi aggiungo per chiudere, ecco la relazione forse che doveva essere un tantino più politica. Io condivido quello che ha detto il mio capogruppo di C, Donino, e in effetti poi c'è la solita questione dei colombari, della vendita dei colombari e delle cappelle. Voi dovete arrivare in consiglio comune a chiarire fino in fondo, ma non perché noi dobbiamo andare a sindacare, non siamo una commissione di inchiesta o una né tampoco una commissione di controllo. No, il nostro problema è sapere se la vendita dei colombari a che punto è. A me risulta che fino a noi il comune ha introitato una cifra intorno ai 650.000 euro, però vorrei che me lo dicesse un amministratore. Questi 650.000 euro sono stati plasmati negli ultimi anni. Naturalmente ora continua, perché stiamo chiudendo i contratti, anche si aspetta che questi lavori al cimitero concludano, anche perché si è inserita una variante con un incremento di 100.000 euro.
rispetto a un progetto esecutivo, insomma, è un po' pesante da accettare, anche perché è pesante da accettare perché i finanziamenti non sono europei, nel senso che quando andiamo a pigliare una percentuale sul ribasso d'asta paga l'Europa o paga la regione, qui sul cimitero paghiamo noi. Nell'indebitamento che diceva l'assessore delegato, che nel caso del comune di Rusco arriva mediamente in un anno, invito la ragioniera a correggermi se sbaglio, di poco più di 500.000 euro in un anno. E allora, ecco, insomma, le cose vanno bene, nel senso che si sono introitati soldi, abbiamo, mi pare di aver capito dalla lettura veloce di questi atti, che la finanza locale qui è sana, e allora io un invito vorrei fare, rifacciamo qualche cosa, mettiamo un soldi alla consulta, alle associazioni, alle politiche giovanili, all'impatto ambientale, ai borghi più belli, in effetti ai fiori, mettiamo dei fiori in questo paese, perché abbiamo un problema di valenza turistica e anche il fiore ha una sua valenza. Cioè, voglio dire, sì, fiore, ho visto che ha messo, il problema è una programmazione, una politica, non è che siccome tu sei brava possiamo essere tutti bravi. Io ti ammiro perché vai a mettere il fiore alla cancella, però il problema è la i borghi più belli prevedono una programmazione che in questo comune non ci sta. E in effetti non è sufficiente che noi andiamo a Montalbano e Licona in provincia di Messina. Ben bella, a parte il fatto che io ci questo tengo. Questo intanto nessuno l'aveva mai fatto. Ci tengo in maniera ma ti spiego. Guarda, io non è che dall'avere dei meriti, fammi parlare, dall'avere dei meriti vorrei avere dei demeriti. In effetti che ci siano il club dei borghi più belli, fino a prova contraria, il merito è mio. Allora poi in effetti sono andato via e quindi la rete non è, allora tutto quello che fai tu, quindi lo condivido, non è che sono in disaccordo, noi dobbiamo fare rete, perché se noi andiamo, io quando dovevo fare il club dei borghi più belli, caro sindaco, sono andato nel comune, ne parlavo assieme in Umbria, che era stato il primo comune italiano sono andato a Castel dell'Acqua, perché non mi viene il nostro, che in effetti è un paese bellissimo, è circondato dalle mura, però quando uno entra all'interno quel paese non ha più niente rispetto a noi. Allora se noi manifesto colorato e invitiamo quali sono
non manifestiamo una cosa brutta, facciamo un manifesto colorato. Ma non c'è un bisogno, oggi ho fatto io l'ufficio. E fa domani. Dopodiché cerchiamo, sta sempre tutto, ma tu scrive che sbagliato sempre che sbaglio in equadario. Chiudo dicendo che però questo avvenimento che può essere importante per il paese, per le associazioni, l'unione commerciante e via discorrendo, coinvolgete gli altri, c'è una frolo dopo a Cusco, cerchiamo di coinvolgerla perché opera in maniera mirante. Posso cogliere questa occasione per dire, l'ho detto anche al presidente in forma che l'amministrazione è pronta a sostenere tutte le iniziative perché siano condivise. Chiaramente, perché siano iniziative che vanno nella direzione della promozione del paese. L'amministrazione allora, soldi non ce ne devono chiedere, perché diversamente da quello che dice Agostino, soldi non ce ne stanno e sulla cultura abbiamo dovuto fare un ulteriore taglio a favore, questo è relativo al bilancio, nel bilancio preventivo, a favore dell'acquisto di alcuni mezzi. L'amministrazione ha rinunciato a 13.000 euro per poter aprire un capitolo per l'acquisto mezzi. Se no non si ha una tagliatrice, allora io non ho dovuto rinunciare. Prego, no, perché lo stavo dicendo solo tutti. Allora, lei dice che non ha soldi, io trovo qua e chiudo, E ti sbaglio. 320.000 euro più 112.000 euro fanno 440 quasi, più i 100.000 euro di cui parlavamo proprio prima, 440 più 100, 540, più le altre due cose che abbiamo fatto, più i colombati, voi avete introitato in giro di 600-700.000 euro, non ci stanno soldi, nemmeno più. Vedete un po' di domande. No, questo per dire una cosa di età. I mezzi in cui abbiamo trovato, che Vincenzo, l'assessore Fasano, non sono tutti, siamo veramente in difficoltà enorme, quei mezzi che abbiamo trovato. Prego, dici. Allora io vorrei cortesemente coinvolgere Nicola, il nostro ragioniere, solo per un dato tecnico, Nicola. Rispetto a quanto ha detto Agostino, che i soldi ci stanno, qui teoricamente Agostino ha sostenuto che non era necessario fare quel taglio che io purtroppo con il cuore in mano ho dovuto fare. Io ho usato le carte qua. Prego, di bilancio, lo sapete, come tu gli altri. Sì, nel suo bilancio è bravo, ha fatto una bella, cioè, per quanto riguarda le entrate, ci sono pure spese. Se l'era scordata. No, le spese sono nel bilancio di previsione, ma arrivo, non ti parlare. Allora non è amministrata, giusto? Gli altri 300.000 euro, Agostino,
Gli altri 300.000 euro stanno sul capitolo senza che nessuno li ha toccati e serviranno sicuramente quando finirà di incassare i soldi per pagare le fatture che verranno. In questo insistiamo, perché prima o poi finiamo di incassare, poi ci stanno costruendo. Perché il dissesto non lo vogliamo. Visto le entrate rispetto al 2009 e le uscite sono aumentate, entrate no, si sono compensate. E quindi noi riteniamo che il problema grave sta che i servizi non sono migliorati rispetto a tutto quanto il resto. Se noi vediamo che nelle scuole non è stato fatto un solo lavoro, una sola modifica, niente, tutto così, immobile, un anno fermo, guarda se la signora metti gli occhiali, un anno fermo, immobile e immobile. E sai che cosa sono aumentate, sindaco? Ecco perché servirebbe la sindaco, sai che cosa sono aumentate? Ecco perché servirebbe la relazione politica. I convegni, sì, le manifestazioni, le cose. No, questi allora se la vostra idea politica è quella di fare questi convegni, lo dite tranquillamente, non vogliamo dedicare tutto il resto che avanza del bilancio a fare queste manifestazioni e lo fate tranquillamente, cioè però lo dovete spiegare, questo è il discorso. No, vogliamo essere grandi, siete per sia. A chi? A un po'. A chi schizzo? E bisogna vedere la risoluzione. Io sono, vedete cos'è sindaco? Te le chiami le cose tu però no, scusa, una persona del genere che Se tu sei meraviglioso di quello che sta succedendo, ma poi dopo vanno a pesare nel totale. La
l'assessora, mi ha nominato vice sindaco del Foglio del Sordo, dichiarò di rinunciare totalmente alla sua indennità. Noi da legate riceviamo, c'è scritto che lui mensilmente riceve la sua indennità. Io ve lo dico, se lui davanti a tutti dice io rinuncio e poi se la prende, mi sembra di aver messo in giro per i cittadini. Allora questa è la trasparenza. Allora può essere una stupidaggine, però è questo che anche conta. Uno, due, vi ricordate la revisione dei conti? Di revisione dei conti, avevamo chiesto, ma anche voi sindaco, come maggioranza, Alfonso, quante volte abbiamo parlato? Di revisione sì. C'è il piano esecutivo di gestione, spese l'anno 2018. Sì, ma questa è un'altra cosa, no? È quello dei lavori. No. Titolo primo, spese corrente, funzione 01. Sì. Funzione generale. Sono tanti. Sì, c'è scritto. Ci sono. Sono 6.307 euro di variazioni. Sì, perché ne prende di meno, ma comunque qualcosa se la prende. Se lui ha dichiarato che non vuole niente, perché se la prende una cosa? Allora rinuncia a tutto. Questo è il discorso. Altrimenti è tutto quanto a...
basso. Io, quando le dicevo che non avevo avuto